Stop. Niente, tatina. Vedi. Tatina. Gino. Dai. Niente. Tati. Bellina la meghiglia. Piano che ti fai male a quell'orecchio, con quelle zampone. Cicciu, cicciu. Madonna. Questa è la lettiera che gli ho fatto, che sarebbe una cuccia del cane, dove di solito ci si mette il cuscino poi dentro, no? Invece io ci ho messo l'assorbente, perché uso questi, almeno tutti i giorni poi lo cavo, lo butto senza star lì con la palettina, la sabbia, insomma diciamo il pellet, che poi non è mai pulito, d'estate ribollono sempre quella pipì che non riesce a levare, invece così sono sicura che sono sempre puliti. Poi basta trovarli, insomma, di quelli economici. Io l'ho trovati che 30 vengono 8 euro, quindi amore, quindi io in un mese spendo 8 euro. Bellino, no, non ti disturbo, dai. E poi vedi, mangiano il fieno, l'ho rovesciato in quel modo, e poi è bella grande, perché te conta che Gino è bello grosso, sarà 3 kg, quasi 4, eppure ci sta abbondante, perché infatti è per 2, poi un'altra, ciao nignola, un nignolino, un'altra uguale l'ho messa qui in terrazza, qui, sempre col fieno rovesciato, sempre con l'assorbente, sempre grande uguale. Io mi trovo bene così. Ho messo un bel tappetone. L'ho preso all'IKEA, costa 19 euro. Poi vabbè, un tappetino piegato. Questo è grande uguale, però l'ho ripiegato così. I suoi giochini. Qui ci nasconde sempre il pellet, categoricamente non ce lo ritrovo mai.